Snamafer e corposo dossier preparato da Coordinamento NUAB del Gas in 4 mesi di lavoro che, dati alla mano, dimostra l'inutilità delle grandi opere del gas, compresa naturalmente la linea Adriatica e il tubo sul Mona Foligno. Il dossier, che sarà inviato a tutte le istituzioni, a cominciare dalla Corte dei Conti, si fonda tutto sul raffronto tra i piani di sviluppo della rete Snam 2018-2027, 2020-2029 e il piano Energia e Clima adottato di recente dal Governo, spesso tra loro in palese contraddizione. Un raffronto che si estende anche ai dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico e di altre istituzioni. Il dossier è stato presentato stamane da Pietro Di Paolo, Mario Pizzola e Giovanna Margadonna dei Comitati Cittadini per l'Ambiente. È stato fatto per dimostrare con i dati e le affermazioni della Snam che la rete adriatica, cioè quella che va da Sulmona fino a Minerbio, e la centrale di compressione è un'opera inutile. E le affermazioni e i dati sono presi dai piani e dai bilanci della Snam. In pratica abbiamo avuto una diminuzione dei consumi di 12 miliardi dal 2005 ad oggi. Abbiamo una previsione, detto dalla Snam, che riduce ancora di più i consumi futuri. Mentre loro sostengono che la giustificazione della linea adriatica è quella di maggiori importazioni da sud, cioè si contraddicono con i loro stessi dati. Quindi queste affermazioni noi cercheremo di farle valere, le porteremo anche presso l'ARERA, che è l'agenzia di controllo sul sistema energetico italiano, e probabilmente cercheremo di farlo valere anche in sede giudiziaria. Poi c'è per la centrale di Sulmona un'altra affermazione contraddittoria. Loro dicono che serve per diciamo, risolvere i problemi critici che ha cioè l'impianto di stoccaggio di Fiume Treste, e invece l'affermazione che loro hanno fatto nei bilanci 2011 e 2012 dicono esattamente il contrario, cioè che tutta la domanda in quel periodo è stata soddisfatta nel momento in cui c'è stata la domanda di punta maggiore, quindi non c'è nessuna criticità. Anche questa è un'affermazione aggiunta a posteriori, dopo aver fatto il progetto e dopo aver avuto l'autorizzazione, cioè dopo aver avuto il procedimento per poter avere l'autorizzazione per la centrale di Sulmona, prima di quella del metanodotto della linea Adriatica. Infatti sono riuscito ad averlo, ma hanno dovuto mettere una giustificazione che poi si è rivelata falsa. Domani intanto in programma il sit-in a Casepente, l'assemblea al Cinema Pacifico per continuare la battaglia.